Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Jacopo Frapporti. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto intanto in Goal Music, grazie, la tua prima visita. Grazie mille, sì, la prima speriamo di una lunga serie, dai. Abbiamo provato un po' di strumenti con lui. Jacopo è insegnante in provincia di Verona, esatto. Esattamente a Fumane, precisamente a Fumane, paese di Giulietta, metropoli. Esatto. E abbiamo provato un po' di strumenti con lui, sì. E come vedete ha già scelto qualche nuovo arrivo, sì, di drum. Questo è un Artisan completamente in acero, parliamo di un 14x6,5 ed è una vera bomba fondamentalmente. C'è stata un'oretta circa, sì, a scegliere un po' di rullanti. Questo è fondamentalmente quello che secondo me ha più versatilità, fondamentalmente è un rullante veramente rumorosissimo a livello proprio di volume, e appunto sia con una pelle battente abbastanza, diciamo, molla, che comunque una pelle molto tirata per un contesto più funky, riesce comunque a esprimere sempre il suo potenziale, cioè proprio al 100% ovviamente. Non provo a suonarlo perché potrebbero schizzare i microfoni alle stelle e i volumi, quindi fidatevi sulla parola. Tanto a breve ci ho già detto che ci manderai una demo, esatto, volante, quindi esatto, la sentiremo. Una cosa che invece mi è piaciuta altrettanto è il fatto che i tiranti sono fondamentalmente poco invasivi, cioè il legno a livello del, appunto, tirante è forato solo per un punto invece che due, quindi fondamentalmente in questo rullante si hanno la metà praticamente dei buchi, proprio delle viti che passano attraverso il legno, quindi forse potrebbe essere una delle caratteristiche che rende veramente questo strumento così sonoro. Bene, bene, direi una spiegazione tecnica e di gusto. Poi in realtà ne abbiamo provati tanti, ma ci piaceva un, sì, po'. Sì, tutti, sì, sì, sì. Abbiamo provato sì da Carmine Apice, poi altri in rame, eccetera. Però sicuramente il legno, che è quello da quale ovviamente la batteria parte, è sicuramente la cosa più importante. Alla fine, ok, il appunto metallo oppure ferro, eccetera, sono dei rullanti fatti con questo materiale che comunque hanno il loro valore, però sicuramente, ecco, il principe della giornata è sicuramente questo. Bene, bene. Noi sappiamo anche che sei sempre in giro a suonare, oltre che insegnare, sì, che hai, ci proviamo. Hai tre gruppi, tre band, sì, con cui allora, collabori. Sin Circus, siamo appena tornati da un tour est europeo, quindi abbiamo fatto Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, siamo arrivati fino in Finlandia, 30 km dal confine con la Russia, quindi fai conto che ad aprile esserci ancora la neve per noi italiani è qualcosa di un po' strano. Poi ho una Bridge of Dust, tra un pochettino dovrebbe uscire il video dove utilizzo appunto la mia D-Drum, e Aneurysm, un gruppo nel veronese ma comunque anche nel nord Italia rinomato, sono ormai 16 anni che suonano, e con loro abbiamo fatto tutta la precedente stagione in giro appunto per l'Italia. Bene, beh, direi che sei sempre impegnato in giro non solo, grazie, per l'Italia, sì, ma anche dell'Europa. Ci proviamo. Fa sempre piacere vedere gente giovane che riesce a ottenere quello che vuole dalla musica. Grazie. Vuol dire che ha voglia sempre di crescere. Guarda, dice è sempre, stesso che sei sempre lì che studi. Quindi è sempre un continuo, non bisogna mai sentirsi arrivati. Questo è sicuramente una regola, ma in generale, ecco. Quindi sempre a testa bassa e andare avanti. Esatto. Io ti ringrazio. Grazie. Grazie alla prossima. Tammi bene. Ciao a tutti.